Buonasera, bentornati ad Antropos, bentornati ad un nuovo ciclo che inizierà questa sera e saremo insieme fino a giugno prossimo per rientrare di nuovo nel mondo della scienza, della medicina e della cultura e, e per affrontare tantissimi argomenti come quello che abbiamo scelto questa sera proprio per iniziare questo ciclo che riguarda in parte l'attualità, la, eh, si tratta di una patologia molto importante di cui ci siamo occupati già in passato, parleremo di SLA questa sera, eh, perché importanti passi in avanti sono stati fatti proprio nel campo della ricerca di questa patologia così importante. Sclerosi laterale amiotrofica conosciuta anche come morbo di Lugering, è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali, e del midollo spinale, che permettono i movimenti della muscolatura volontaria. I primi segni della malattia compaiono quando la perdita progressiva dei motoneuroni supera la capacità di compenso dei motoneuroni superstiti, fino ad arrivare ad una progressiva paralisi. Generalmente si ammalano di sla individui adulti di età superiore ai 20 anni, di entrambi i sessi e con maggiore frequenza dopo i 50 anni. Comune a tutti è la progressiva perdita di forza che può interessare tutti i movimenti, nella maggior parte dei casi indebolimento dei muscoli delle mani, dei piedi, delle braccia e delle gambe, che porta generalmente a far cadere oggetti ad inciampare frequentemente. Le cause della SLA sono ancora sconosciute, comunque è ormai accertato che la SLA non è dovuta ad una singola causa. Le numerose ricerche in corso mirano a chiarire il ruolo di alcuni fattori, come l'eccesso di glutammato, la predisposizione genetica, la carenza di fattori di crescita, l'eccesso di anticorpo, fattori tossico-ambientali. Un nuovo gene responsabile della sclerosi laterale amiotrofica familiare e sporadica è stato identificato dal laboratorio di neurogenetica di Bethesda negli Stati Uniti d'America. La ricerca dimostra come i fattori genetici siano alla base della SLA. Una scoperta di enorme rilevanza sul piano scientifico, ottenuta grazie all'applicazione di modernissime tecnologie di indagine genetica. Senza dubbio, uno dei risultati più importanti conseguiti nella storia della ricerca sulla SLA, a cui ha collaborato anche il centro SLA del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino, diretto dal professor Adriano Chio. Prima però di arrivare a parlare di questi passi in avanti che sono stati fatti, vogliamo fare invece un, un passo indietro e rappresentare di nuovo questa malattia? Eh, questa malattia rara di cui ogni tanto sentiamo parlare. Di che cosa si tratta? Certo, è una malattia relativamente rara in realtà perché eh, colpisce circa tre persone ogni 100.000 abitanti, quindi vuol dire abbiamo circa 30 casi all'anno nella città di Torino, ah. per intenderci 1.500 casi in Italia eh, e eh, come eh, molto ben spiegato nella scheda, caratterizzata dalla perdita progressiva di funzione di questi eh, motoneuroni a livello spinale o a livello corticale, che sono fondamentalmente le cellule nervose che determinano il movimento, cioè che controllano l'attività no, della nostra muscolatura. La perdita avviene in modo progressivo e quindi non immediato, e questo fa sì che la malattia sia spesso un po' subdola anche nell'inizio, perché vi sono delle perdite di forza molto lievi, talora la difficoltà, ad esempio, a utilizzare le chiavi per aprire la porta di casa, ma progressivamente poi la malattia si evidenzia nel giro di alcuni mesi con un'estensione del danno e l'interessamento dei muscoli, vuoi degli arti, vuoi della deglutizione, vuoi della fonazione. Vi sono Persone in cui la malattia può avere dei corsi estremamente lunghi, anche del, si parla di quinquenni o decenni, ma persone in cui invece la malattia può avere dei corsi estremamente brevi eh, con una rapidissima progressione nell'arco di alcuni mesi. Entrambi gli estremi, peraltro, sono molto rari, certo. la maggior parte si situa fra i 3 e i cinque anni. Poi probabilmente cambia anche dal momento in cui viene, viene diagnosticato o no. Cioè, questo forse cambia anche i tempi di sviluppo della malattia? O no? ehm, beh, in un certo senso eh, è evidente che che viene diagnosticata prima di solito nei soggetti in cui la malattia è più rapida, mm. mentre i soggetti con la malattia è più lenta ehm, la diagnosi è più, più lunga perché eh, la malattia si presenta in modo incompleto, quindi la diagnosi può essere difficile. Molti pazienti si dicono abbiamo perso tempo perché magari okay. è passato un anno dall'inizio okay. dei sintomi, ma purtroppo fa proprio parte de della malattia la difficoltà di la difficoltà eh, raggiungere di la di diagnosi. Poterla scovare. Sì. Parliamo anche dell'incidenza di questa malattia, lei l'aveva accennato all'inizio, riprendiamolo cercando di capire le proporzioni di questa patologia. Sicuramente, allora la patologia eh, è inclusa nel gruppo delle malattie rare. Questo perché non raggiunge alcuni parametri che sono eh, propri dell'Unione Europea per la definizione appunto anche di malattie rare. Ecco qua. qua. Questa è l'incidenza, eh, vediamo i dati di incidenza che, eh, di confronto fra alcuni paesi dove esistono dei registri eh, che eh, raccolgono i pazienti attraverso una metodica complessa e di tipo prospettico. Voi vedete che l'incidenza è intorno a circa 2 su, 3 su 100.000. In realtà eh, i dati ultimi della nostra regione parlano di circa 3 su 100.000 abitanti, eh, appunto circa eh, 1500 persone all'anno in Italia. Quindi diciamo, non è bassissima. Eh, questi sono i dati di, eh, relativi invece alla eh, frequenza nelle singole classi d'età. Come si può vedere esiste un picco di rischio fra intorno ai 60-80 anni. La malattia è decisamente più rara nella popolazione più giovane e poi presenta un calo ancora nella popolazione più anziana. Professore, stavamo, abbiamo affrontato eh, diciamo, l'incidenza eh, di questa malattia, i vari tipi che possono esistere. Parliamo adesso dei meccanismi patogenetici che Sono ben precisi e cerchiamo di capire come si sviluppano. Certamente. Beh, i meccanismi patogenetici in realtà eh, sono molti e a, a molto intrecciati anche fra di loro e vedete, e questo è abbastanza visibile anche nell'immagine. Perché probabilmente diversi aspetti della funzione cellulare e di sistemi cellulari sono colpiti. Eh, sono colpiti sicuramente i motoneuroni, che sono la chiave principale della malattia, ma anche le cellule di sostegno che si chiamano glia. Cioè cellule che servono a mantenere il sistema, eh, e eh, anche probabilmente il sistema immunitario del sistema nervoso che si chiama microglia, che è un pochino diverso dal sistema immunitario del resto del sistema. Insieme all'altro calciatore famoso Gianluca Vialli ha dato vita a questa fondazione, appunto Vialli Mauro. Eh, io volevo proprio chiederle un po' come è nata questa idea di costituirvi in fondazione. Guardi, è nata perché innanzitutto buonasera, è nata buonasera, perché. Sì. Mh, Abbiamo, avevamo tanto tempo a disposizione perché Sky lavoriamo a Sky tutte e due sì. ci consente insomma, di, di, di avere tempo libero il nostro lavoro che si svolge soltanto quando ci sono le partite di calcio sia di Champions League che di campionato e allora abbiamo detto perché non uh, impiegare il nostro tempo per cercare di divertirci e allo stesso tempo di raccogliere fondi sì. devo dire che è stata un'idea eh, buona, perché in otto anni siamo riusciti a raccogliere 1.600.000 euro eh, quasi tutti devoluti interamente alla ricerca sull'Azla e di questo siamo Abbiamo molto dei contenti. I dati epidemiologici sui calciatori direi vero i calciatori eh, professionisti italiani non sono l'unica categoria sportiva perché anche i giocatori di football americano professionisti hanno un'elevata incidenza della malattia quindi sono due gruppi che eh, si stanno studiando. In realtà il grande problema è che l'epidemiologia ci ha dato una forte informazione questa categ categoria ha particolare rischio, anche se per fortuna il rischio ehm, alla fine non è così elevato: nel senso che su 7300 certo. calciatori ne abbiamo avuti 9 ammalati, quindi non è in una cosa di cui spaventarsi. Perché, certo, sono persone note. Esatto. Eh, però purtroppo la chiave di lettura è molto difficile, soprattutto perché quasi tutti questi calciatori avevano giocato negli anni 80, primi anni 90, e quindi risalire ai fattori di rischio di quel periodo è estremamente è difficile perché molte cose non sono più così facilmente raggiungibili. Allora, a proposito di volti noti eh, che, hanno, che si sono prestati per questa malattia, a dare una mano, vediamo questo video. Io sono la principessa dei fiori e sarò la regina. Giulia sa che da grande farà l'attrice. ma non sa che a 30 anni si ammalerà di Sla. Oh no! Giulia non sa che a qualcuno sta a cuore il suo futuro. Non temere, principe, con questa sfera la salverà! E non sa che qualcuno sta già prendendosi cura di lei. La sfera di luce! Crodele, mostri i ghiacci! No. Con il potere della luce! Con il potere della luce io ti sconfiggo! No. Sì. Anche grazie al tuo aiuto. Nella lotta contro le malattie neurodegenerative è nata una nuova speranza. Tienila in vita, adotta una cellula. Io l'ho già fatto, fallo anche tu. La malattia esordisce, compare in un terzo dei casi agli arti superiori, in un terzo dei casi agli arti inferiori e in un terzo dei casi a livello delle funzioni bulbari che sono la deglutizione e la fonazione. Esiste poi una piccola quota d'esordio respiratorio, ciò cioè che interessa la muscolatura respiratoria. Uh, il problema proprio della difficoltà di diagnosi della malattia, perché non abbiamo un marcatore, non abbiamo un esame specifico, fa sì che tendano ad esserci frequenti errori diagnostici. L'esempio più tipico è confondere la malattia con le mielopatie, tanto che alcuni pazienti vengono poi operati per presunti canali stretti che non ci sono. Um, e questo è un problema perché aggiunge a una malattia grave anche un intervento non indifferente e tempi lunghi per giungere alla diagnosi, spesso un anno, anche se si sta riducendo perché man mano sta aumentando la consapevolezza negli specialisti di questa malattia, quindi si va un po' più in fretta. La malattia poi evolve e questo è il dato che ci aiuta purtroppo nella diagnosi, cioè sapere che eh, c'è un'evoluzione nel tempo. Eh, il fatto che un arto non funzioni, una mano non funzioni di per sé non vuol dire nulla, certo. ma quando comincia a non funzionare anche l'altra oppure la spalla, allora questo è un segno che si può essere di fronte alla SLA. Il lavoro è stato eh, soprattutto per cercare di trovare questo gene di cui c'erano tracce già fino dal 2000-2001. Cioè attraverso delle tecniche di eh, genetica mh, eh, molto primitive, beh, sembra buffo dirlo, ma dieci anni fa lo erano, eh, si era arrivati a individuare l'esistenza sul cromosoma 9 di un punto che doveva essere correlato con la malattia. Eh, ci sono voluti dieci anni per arrivarci eh, a, e ci si è arrivati grazie a questo lavoro collaborativo fondamentalmente di una ventina di laboratori in tutto il mondo, eh, tra cui i laboratori eh, sia a noi alle Molinette sia alla, eh, alla Regina Margherita, diretto dalla dottoressa Restagno, eh, che è la nostra eh, genetista che collabora strettamente certo. con noi. Senta, e in termini pratici, se questo è possibile spiegarlo in, in, in termini semplici, eh, per la per chi è malato, che cosa vuol dire? Cioè, Avere individuato questo gene vuol dire accorciare il tempo di eh, sì, cioè, migliorare insomma, i sintomi della malattia o allungare le aspettative di vita, che cosa, in, in che cosa si traduce? Beh, prima di tutto, il fatto che questo gene ehm, eh, che si chiama C9 Orf 72, ehm, eh, interessi sia una fetta importante di pazienti familiari, sia un, un gruppo anche di pazienti cosiddetti sporadici, tende a unificare la malattia. Questo è molto importante perché ci fa che gli stessi meccanismi agiscano mm. su tutta la popolazione. Dobbiamo capire cosa fa il gene ammalato. Il paradosso è che noi abbiamo scoperto questo gene, ma non sappiamo assolutamente cosa fa la proteina che deriva da questo mm. gene, perché il gene era un gene orfano, non era mai stato studiato. Eh, Quindi è stato è, isolato, individuato? È stato insomma. individuato. Il gene era noto di per sé, perché tutti mm. i geni sono noti grazie allo studio eh, del cosiddetto sequenziamento del genoma umano. Eh, però, non si sapeva cosa serviva, adesso finalmente lo si studia perché, perché si è capito che è coinvolto pesantemente nella SLA. Eh, la speranza è che eh, comprendendo il meccanismo per cui eh, determina malattia si possa arrivare poi a un eh, tentativo terapeutico, delle possibilità terapeutiche. I tempi non sono prevedibilmente molto brevi perché c'è una serie di passaggi di ricerca importanti. Bene, torniamo nello studio di Anthropos per riprendere la nostra chiacchierata con Questo il professor, il trattamento terapeutico. Che cosa, come si cura questa malattia? Eh, L'ideale sarebbe avere un farmaco o un'altra metodica che ci permetta di eh, bloccare la malattia o farla regredire. Al momento abbiamo un unico farmaco che la rallenta, eh, che si chiama riluzzolo. Che riduce un pochino la velocità della malattia stessa. Sono però in corso molti studi terapeutici eh, nel tentativo di giungere a delle terapie più efficaci. Eh, L'intervento però oggi noi dobbiamo vederlo in modo più globale, olistico, nel senso che non è solo lavorare per giungere ad una cura, ma anche curare l'individuo nella sua globalità e anche curare la famiglia. Quindi tutto l'insieme è quello che è un po' un modello. E da ciò derivano quelli che sono i cosiddetti gruppi multidisciplinari o interdisciplinari. Eh, gruppi di specialisti, figure professionali che lavorano intorno ai pazienti mm. e alla famiglia, eh, cercando di alleviare anche tutti i sintomi, i disturbi e i problemi che questi possono Quindi avere. Quindi questo cosa vuol dire? Di quali figure professionali stiamo parlando attorno al paziente? Beh, mh, dal neurologo ovviamente che poi è quello che ha un po' il centro e il regista okay. del sistema eh, ma vi sono psicologi, eh, dietologi eh, e, 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 fisioterapisti eh, vi è l'intervento dei pneumologi per la parte respiratoria eh, fino poi arrivare figure non strettamente mediche, come le assistenti sociali. Pensate, tutti i problemi che il paziente e la famiglia si trovano mm. eh, nel labirinto delle varie, dei vari presidi che oggi noi possiamo dare per ora, eh, come Stato italiano, per fortuna. Quindi, è estremamente importante avere un lavoro d'equipe in questo senso. Ecco, professore, eh, questo è fondamentale e molto importante per un paziente che è compromesso da una malattia così importante e così mm. invalidante. Però credo che obiettivamente un gruppo di ricerca di questo tipo abbia un altissimo costo sociale da, diciamo, rispetto al paziente. È una cosa che si riesce sempre a realizzare, cioè sempre un paziente riesce ad avere tutta questa assistenza? Ma purtroppo no perché ehm, intanto ci vuole ehm, molta voglia da parte dei, dei vari eh, protagonisti eh, nell'ambito nell sanitario di farlo e non è sempre vero questo. Ehm, e poi ovviamente eh, il gruppo ha un suo costo intrinseco. Ehm, anche se noi abbiamo dimostrato che il paziente seguito da un gruppo multidisciplinare alla fine viene a costare meno di un paziente seguito in modo sporadico, perché per esempio vengono dati ausili sbagliati, mentre un gruppo riesce a fare un lavoro molto più preciso e specifico per il singolo paziente. Domenica 2 ottobre, come ogni anno, è stata celebrata la giornata nazionale per la SLA. Ecco, come è andata questa giornata? Quest'anno abbiamo celebrato la quarta giornata nazionale. E siamo stati presenti con i nostri volontari eh, in 106 piazze italiane. Eh, un buon successo abbiamo ottenuto in cui, oltre a far conoscere la malattia, eh, volevamo trasmettere il messaggio, il messaggio che con la malattia, se correttamente supportati, si può continuare a vivere. Grazie al supporto assistenziale, ma soprattutto grazie alla speranza che nasce dalla ricerca. Ecco, lei parlava di supporto assistenziale. A che punto siamo nel nostro paese, a questo proposito, dei caregiver e degli aiuti non solo economici? Ma guardi. Come dicevamo poc'anzi, eh, grazie all'accordo sancito tra governo e conferenza Stato-Regioni il 25 marzo scorso, eh, le Regioni si sono impegnate a garantire la continuità assistenziale e la presa in carico delle persone con queste malattie e in particolare la sua. Bene, eh, nella puntata di oggi, Antropos ha cercato di dare delle informazioni utili per le persone, per i pazienti e anche per la classe medica, riferite ad una patologia che appartiene al grande capitolo delle malattie rare, anche se un po' meno rara di quello che potrebbero essere, la sclerosi laterale amiotrofica. Ricorderete che già l'anno scorso, sempre in compagnia con del professore Adriano Chio, eh, abbiamo parlato di questa malattia, ma siamo tornati a parlarne alla luce di una nuova importante scoperta, eh, le cui potenzialità però sono ancora tutte da chiarire. Cioè è stato identificato questo gene orfano, il C9 orfano, 72, che però eh, non sappiamo esattamente eh, quali eventuali eh, possibilità possa dare negli aspetti terapeutici, negli aspetti della, eh, dei miglioramenti della sintomatologia delle persone affette da questa patologia. Certo è che è un passo in avanti, era un po' di tempo che si non, non si registravano. Delle scoperte importanti, questa certamente potrà essere utilizzata dai nostri ricercatori per eh, vedere se si riuscirà a codificare un farmaco nuovo. E nel, eh, nella giornata del 2 ottobre, come è stato detto in trasmissione, l'Associazione eh, Sclerosi eh, Laterale Amiotrofica Nazionale del dottor Melazzini ha tenuto questa importante iniziativa, quello buono sostiene la ricerca, è stato distribuito al costo simbolico di 10 euro una bottiglia di vino a stigiano proprio per cercare di trovare fondi che poi è quello che è emerso fondamentale. Fondi per la ricerca, gli stessi fondi che hanno portato la Fondazione Vialli Mauro a investire. Importanti risorse proprio che hanno aiutato questo gruppo di ricerca eh, internazionale a identificare questo nuovo gene. Una ricerca che nel nostro paese annaspa rispetto a quello che è la realtà europea, la realtà eh, mondiale, non per il valore dei suoi ricercatori, ma proprio per i pochi mezzi. Eh, economici che vengono messi a disposizione dei nostri ricercatori che spesso devono fare eh, fortuna all'estero, poter dimostrare tutto il loro valore in università prestigiosi eh, all'estero. Voglio ricordarvi naturalmente la mail, riprendiamo questa buona collaborazione, questo, questo dialogo tra la redazione di Antropos e eh, il pubblico, eh, per cui potete segnalare a questo indirizzo antropos degli argomenti che vorreste fossero sviluppati nel corso delle prossime puntate di Anthropos e anche eventualmente chiedere degli, dei chiarimenti, degli approfondimenti sulle tematiche che sono state eh, trattate nel corso della trasmissione. Velocemente abbiamo selezionato per voi alcune notizie che sono apparse sui giornali in questi giorni, ve le vogliamo fornire in questa seconda parte. Eh, annunciandovi poi anche quello che sarà l'argomento della prossima settimana che riguarderà un tema di anche questa grande attualità. Veniamo a questa notizia che riguarda la Nuova Zelanda, dove ahimè per l'ennesima volta eh, una nave eh, trasporti ha creato questa emergenza nera, cioè questa quantità, siamo già arrivati a oltre 130 eh, tonnellate di carburante che si sono sversate appunto nel mare della Nuova Zelanda, una tragedia ambientale che viene dichiarato da parte del ministro eh, dell'ambiente di Wellington, Nick Smith, come la, più, la peggiore catastrofe marittima che è occorsa nella Nuova Zelanda. Voi sapete che spesso queste navi eh, hanno degli incidenti, hanno, sversano quantità enormi di greggio nel, eh, nel mare, nell'oceano, con dei danni devastanti all'ambiente, a flora e fauna. Un'altra notizia che è molto collegata a quanto dicevamo, questo superchirurgo, il professor appunto Macchiarini, cervello in fuga tornato in Italia, che non trova una cattedra, è stato, come si dice nella notizia, è stato il primo chirurgo al mondo in grado di effettuare un trapianto di trachea bioingegnerizzata e tuttavia, oggi si trova in difficoltà a poter continuare la sua attività di medico e di ricercatore, e probabilmente potrebbe ritornare al Karolinska Institute per poter continuare eh, a lavorare. Terza e ultima notizia: è una notizia che ci deve fare riflettere: la crisi economica colpisce la salute, cioè eh, un italiano su cinque rinuncia a curarsi. Cosa vuol dire che? Il 19% delle persone rimanda controlli, interventi, esami perché non ha i soldi per affrontare le spese. Il 70% della popolazione non è soddisfatto del sistema sanitario nazionale. <coughs> Questi sono i risultati dell'indagine Barometro Internazionale sulla Salute, che mette a confronto la situazione in dieci paesi. Come vi dicevo, la prossima settimana, eh, Antropos affronterà un tema di grande attualità quello della sicurezza alimentare e della nutraceutica.